Dopo le esperienze di Maestoso Cesen 1 e Maestoso Cesen 2 mi sono dedicato alle Dolomiti. Se vogliamo dirla tutta, sono tornato sulle Dolomiti perché avevo già fatto un paio di documentari, il Col dei Boss, il Cridola, quindi il Monte Miaron, avevo fatto anche Col Quaternà e quindi adesso mi ritrovo, diciamo, nel cuore delle Dolomiti, le tre cime di Lavaredo. È stato proiettato presso il Cinema Teatro Careni di Pieve di Soligo il documentario Tre cime di Lavaredo, la Trinità delle Dolomiti, il nuovo lavoro curato da Giovanni Carraro, una pellicola fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Auronzo di Cadore. L'idea è nata l'anno scorso, dopo la mia elezione a sindaco, siccome mi sono subito reso conto che non esisteva nessun documentario sulle tre cime di Lavaredo, ho chiesto subito al regista e amico Giovanni Carraro se era disponibile a realizzarlo e insieme abbiamo cercato di organizzare anche i temi, si parla di montagna, si parla di storia, si parla di geologia, di botanica, quindi un documentario completo che ha come protagonisti proprio gli uomini che hanno vissuto sulle tre cime di Lavaredo e vivono per 365 giorni all'anno. La volontà è stata fissata insieme al comune di Auronzo di Cadore, che ha voluto fortemente questo documentario che parla non solo di escursionismo attorno alla Trinità di Dolomiti, ma anche di cultura. Quindi andremo ad intervistare personaggi della storia dell'alpinismo come Alziro Molin, che tra l'altro è stato anche un attore di un documentario di Taffarel, lo vedrete nel film. Ho intervistato e dedicato un inserto anche a Mauro Corona, che parla dello spopolamento della montagna. Ho parlato di questi grandi uomini che sono il soccorso alpino, salendo sull'elicottero insieme a loro e vedendo come si svolge un'operazione di soccorso, e tante altre curiosità, soprattutto legate all'ambiente, come la geologia raccontata dai geologi Gianluca Piccin, presidente di Dolomiti Project, che ci racconterà le particolarità stupende di questa magnifica montagna. Auronzo, Lavaredo, i Locatelli, per chiudere poi alla forcella Col de Medo. C'è una somma di aspetti che contraddistingue queste cime. Innanzitutto il fatto che abbiamo delle rocce stratificate molto ben conservate, quindi è come un libro, no? Solo che nel caso delle tre cime questo libro, rispetto anche ad altre montagne, è particolarmente ben conservato, cioè le pagine sono molto ben leggibili, quindi noi possiamo, partendo dalla più bassa e salendo verso la più giovane, fare delle letture molto chiare e quindi riusciamo a ricostruire molto molto bene, diciamo, quella che è la storia geologica rappresentata da quelle montagne. Dopodiché abbiamo questa caratteristica morfologica eccezionale, dove abbiamo questo bastione che sembra quasi un castello, un basamento su cui sorgono queste torri. Anche questo è figlio, diciamo, della geologia, quindi dell'aspetto, questa combinazione di strati orizzontali, quasi perfettamente orizzontali, assieme a queste fratture verticali legate alle grandi spinte tettoniche. E questo fa sì che poi l'erosione modelli queste rocce, le scolpisca dando quelle forme molto particolari. Questo documentario sulle Dolomiti, che sono un simbolo di pace, rievocano un po' anche il conflitto mondiale di 100 anni fa. Certo, è stato un conflitto tremendo, soprattutto qui sulle tre cime di Lavaredo, in genere sulle Dolomiti, dove il nemico numero uno non era tanto quello che ti stava di fronte, ma era la natura, era l'ambiente. Qui i soldati italiani ed austriaci hanno dovuto convivere con la montagna, con tutte le sue avversità, hanno dovuto adattarsi a questo ambiente, e qui veramente l'uomo ha saputo tirare fuori il meglio di se stesso. Non dimentichiamoci che qui sulle tre cime anche le donne hanno combattuto, è un aspetto di cui nessuno parla. C'era una soldatessa austriaca che si chiamava Victoria Savs, ha combattuto qui sulle tre cime, è rimasta ferita, addirittura gli hanno amputato una gamba, ed è, per tutta la vita è rimasto il simbolo della partecipazione delle donne nella Grande Guerra. Quindi un messaggio anche alle donne di oggi, che quindi le donne possono, se vogliono, possono farcela, possono ottenere quello che vogliono.
La proiezione, prima nel territorio trevigiano dopo il debutto di Auronzo di Cadore e la replica di Belluno, è stata voluta dalla sezione CAI di Pieve Isolio, che con l'occasione ha raccolto fondi per le popolazioni danneggiate dal maltempo. Un progetto sostenuto anche dall'Associazione Culturale Careni, che ha offerto gli spazi del proprio cinema teatro ottenendo il tutto esaurito. Questa serata l'ho voluta ancora ai primi di settembre, quando ho saputo che Giovanni, insomma siamo sempre in contatto, mi ha dato l'annuncio che faceva il 7 di ottobre a Auronzo la prima. Gli ho detto subito la terza è mia e quindi siamo già messi d'accordo ai primi di settembre per fare questa serata il 9 di novembre qui a Pieve di Soligo. Una serata particolare e del tutto speciale quella di questa sera per l'Associazione Careni. Sì, allora siamo felicissimi di avere attuato questa collaborazione con il CAI perché diciamo la missione dell'Associazione Culturale Careni è quella di diffondere la cultura, contribuire a diffondere la cultura sul territorio e quindi diciamo che cogliamo sempre molto favorevolmente queste proposte di collaborazioni. Documentario incentrato sulla valorizzazione del territorio, un altro tema che a noi sta molto a cuore. La nostra associazione è anche sempre molto attenta alle famiglie, tanto che facciamo ogni ultima domenica del mese a 3 euro e quindi tanto di diffondere anche la cultura cinematografica anche dai bambini, insomma, in modo tale che fin da piccoli possano cogliere anche l'aspetto del cinema. Mi piace fare delle tappe, la tappa classica, la tappa fatta di cultura, ci fermiamo. Stasera noi abbiamo preso purtroppo diciamo, la palla al balzo, nel senso che con la catastrofe, chiamiamola pure catastrofe, che è successa nei nostri amici delle Dolomiti, andiamo a versare il ricavato delle offerte al conto corrente regionale per un contributo a questi che io ho visitato questa mattina, i luoghi sono drammatici. Non è soltanto l'occasione di far festa questa sera, perché purtroppo rispetto al debutto di Belluno e quello di Auronzo, questa sera ci ritroviamo con diciamo, la coda, la scia di questo disastro causato dal maltempo nel bellunese soprattutto, che ci ha un po' scosso tutti quanti. E allora per essere un pochettino a fianco delle terre bellunesi e delle loro popolazioni, questa sera insieme al CAI abbiamo pensato di fare una raccolta fondi e dedicheremo appunto questi soldini che raccogliamo questa sera alle popolazioni bellunesi e al loro dramma.